Dopo la bagarre Xylella, un po' tutto taccia, a che punto siamo? Qual è la vostra posizione? Siamo a uno snodo cruciale perché un gruppo di ricercatori francesi ha trovato un enzima estratto dal latte fresco, la lactoperossidasi, che si è dimostrata molto efficiente in vitro, addirittura in vitro ha completamente inibito la Xylella. Qual è il passaggio successivo? Che dovrà essere valutata l'efficacia di Xylella all'interno dei vasi xilematici dell'ulivo, perché già su pomodoro, vite e agrumi si è dimostrata una buona citotropicità. L'enzima riesce ad essere traslocato in queste piante, quindi il passaggio che può cambiare le regole del gioco anche con Bruxelles, non solo, ma vorrà dire molto per i pugliesi, soprattutto per i territori che ancora non sono indenni della Xylella, come il territorio barese. Se dovessimo e dovesse essere verificata la sistemicità, cioè la traslocazione dell'enzima, della lactoperossidasi all'interno delle piante, noi avremmo risolto uno dei problemi di una fitopatologia più importante nella storia di questa regione. Abbiamo chiesto al governo regionale di attenzionare attentamente questo nuovo fronte della ricerca, di non farsi condizionare dal CNR di Bari, dall'Università di Bari e dall'Istituto Basile Caramia, che fino ad oggi ha condotto questo tipo di ricerche, ma di allargare la ricerca anche a questo nuovo gruppo di ricercatori francesi. Questo sarà un passaggio, ripeto, importante, perché le attuali norme che obbligano gli agricoltori all'eradicazione, cioè allo svellimento delle piante di ulivo, non solo, ma a trattamenti molto costosi, potrebbero essere finalmente messi da parte, pensando a rinegoziare un nuovo modo di contenere e gestire il fenomeno.